primo esame in trasferta. Le squadre scendono in campo nel Pescara, fuori di ambo all'ultimo momento, non ci sono neanche Chiarella e Yanes. Yanes, che era dato in grande forma, avrebbe forse giocato titolare. 3-4-3 davanti, la grande novità sostanziale, Clemenza insieme con De Marchi e Dursi nella Carrarese, fuori i nazionali Calai e Tuniov, gli infortunati Mazzarani e Imperiale. 4-3-3 il sistema di gioco disegnato dal tecnico Totò Di Natale. Bramante, Dumbia, Dauria, dunque Infantino parte almeno inizialmente dalla panchina, così come Energe, che aveva regalato il pareggio con un gran tracciante, un preciso tracciante nella sfida, nella prima sfida, quella dell'esordio di Pontedera di domenica scorsa. L'arbitro dell'incontro è Daniele Perenzoni di Rovereto. Si comincia così col Pescara che subisce un pericolo, subito uno spavento sulla destra. C'è questa combinazione tra Bramante e Dumbia, uno degli ex di questa partita, sbaglia il controllo, poi effettua il cross, colpo di testa di Figoli e c'è la deviazione miracolosa di Di Gennaro, decisivo. Poi la palla finisce sulla traversa, l'azione continua, un avvio aggressivo da parte della Carrarese, il destro di un altro ex, Andrea Luci, con la palla che termina al lato, ma era sulla traiettoria il portiere biancazzurro. Rivediamo il colpo di testa di Figoli e la deviazione decisiva, una super parata da parte di Di Gennaro, poi la palla terminerà sulla traversa. Qui il tentativo del Pescara che cerca subito di reagire con Clemenza al suo destro, la palla termina distante dal palo della porta difesa da Vettorel, classe 2000 in prestito dal Frosinone. Il calcio d'angolo del Pescara, c'è questo tentativo, poi la palla che viene rinviata dalla difesa della Carrarese, ancora il Pescara che recupera palla, Pompetti, fasi confuse di gioco, poi Memusciai che conquista la punizione, l'arbitro è molto attento, quindi punizione per i biancazzurri, l'arbitro è Perenzoni di Rovereto. C'è questo fallo subito dal capitano del Pescara, Ledian Memusciai. Non sono molto convinti i giocatori della Carrarese. Pennella, Pompetti, colpo di testa di Frascatore, il tap-in vincente di Michael De Marchi, classe 1994, il primo centro con la maglia biancazzurra, uno stadio che gli porta fortuna. 3 anni fa in Coppa Italia decise il match Carrarese-Imolese con un suo gol, era la fine di luglio del 2018, dunque la prima rete con la maglia del Pescara di Michael De Marchi. Pennella col suo sinistro magico, Pompetti, il colpo di testa di Frascatore, altra traversa dopo quella colpita in amichevole con il Napoli, il tap-in vincente, molto bravo nella circostanza Michael De Marchi. Dunque si mette bene la partita per i biancazzurri, Carrarese 0, Pescara 1, siamo al 13° del primo tempo, vedremo se ci sarà la reazione da parte della squadra toscana. Intanto il Pescara continua ad attaccare sull'out di sinistra con Nzita che effettua il cross, c'è una deviazione, poi l'assist di Memusciai per Clemenza e chiude la saracinesca Vettorel sugli scudi, l'estremo difensore della Carrarese, molto bravo nella circostanza, dice no a Clemenza e quindi il pareggio della Carrarese con Luci. Dauria, attenzione, controlla il pallone, l'appoggio per Battistella, il migliore della Carrarese, il gran destro e trova il pertugio giusto, la destra del portiere, incolpevole nella circostanza Di Gennaro, troppo pigra la difesa del Pescara, nessuno accorcia, però il destro è da applausi da parte di Battistella, classe 2001 in prestito dall'Udinese, l'esultanza dei tifosi della Carrarese, il pareggio al minuto 33, il primo gol in questa stagione per Battistella, lo rivediamo e lo riammiriamo, davvero un gran destro, nulla può il portiere Raffaele Di Gennaro che c'era quasi arrivato a dire il vero, dunque il pareggio dei padroni di casa, ripetiamo 33° minuto del primo tempo, il Pescara prova di nuovo ad attaccare, dovremmo arrivare con le immagini della punizione, sì eccola qui di Ledian Memusciai, 42° del primo tempo, ancora bravo il portiere della Carrarese Vettorel che si distende e sventa.
Siamo all'inizio della ripresa, ci sono diverse sostituzioni, il Pescara triplo cambio nel Pescara, fuori Clemenza, De Marchi e Dursi, dentro Galano, Rauti e Bocic. Poi Bocic si infortunerà per un contrasto, dopo un contrasto con un avversario al suo posto entrerà Ferrari, dunque durerà pochissimo la partita di Bocic, soltanto 11 minuti. Nel frattempo ci sono state sostituzioni anche nelle fila della Cararese. Totò Di Natale ha cambiato l'intero tridente con l'ingresso in campo di Infantino, Galligani e di Energe. Energe dal primo minuto della ripresa, questa è la prima ammonizione combinata a Nzita in avvio di secondo tempo. Nzita sarà espulso perché nel finale commetterà fallo da tergo ai danni di Energe. Attenzione ancora al Pescara, c'è questa azione di Zappella, poi il pallone che viene allargato per Cancellotti, lato corto dell'area di rigore, il tentativo in acrobazia di Rauti, pallone debole tra i braccia del portiere Vettorel, c'è la combinazione tra Galano e Zappella, il cross appena entrato Pasciuti, grande esperienza, 9 anni nel Carpi, si oppone così al cross di Zappella, l'arbitro vede il braccio distaccato dal corpo e indica il calcio di rigore, il dischetto sul punto di battuta Pompetti, e viene battezzato l'angolo giusto da Vettorel, il calcio di rigore non è stato battuto in realtà benissimo dal fantasista pescarese, dal regista pescarese, dunque opportunità che sfuma, tutto questo a 20 minuti, anzi al 20° minuto del secondo tempo. Il Pescara continua ad attaccare alla ricerca del gol del vantaggio, ma si espone anche ai contropiedi della formazione di casa, c'è questo cambio di gioco per Galligani, lo scorso anno 12 gol con la maglia del Grosseto, il suo destro che non impensierisce il portiere del Pescara Raffaele Di Gennaro. Siamo sempre al 79esimo nel secondo tempo e c'è l'azione del gol del definitivo vantaggio, pennella ancora una volta Pompetti tutto solo nel cuore dell'area avversaria, il colpo di testa di Memusciai che incenerisce Vettorel. Memusciai non segnava con la maglia del Pescara dal 12 dicembre 2020, era la partita interna con il Vicenza, partita persa 2-3 dalla squadra allora allenata da Roberto Breda, al secondo minuto su assist di Damir Seter, dunque primo gol in questa stagione per Ledian Memusciai, che compirà 35 anni il prossimo 7 dicembre, questo è un gol importantissimo, l'assist, il piede caldo di Pompetti e il colpo di testa davvero molto preciso di Ledian Memusciai. Tutto questo ripetiamo a 11 minuti dall'epilogo della contesa, con la Pescara di nuovo in vantaggio e Memusciai che va a festeggiare questo gol sotto la curva dove sono posizionati i tifosi del Pescara, circa 50 provenienti dall'Abruzzo. La Cararese prova in tutti i modi a riequilibrare le sorti del match, siamo all'85esimo e tra poco ci sarà anche l'espulsione di Nzita, ma attenzione, palla persa ancora dal Pescara, nel frattempo è entrato Rizzo con il Pescara che è passato al 4-3-3, tutto questo prima del gol del vantaggio, del nuovo vantaggio firmato da Memusciai, 4-3-3 con Rizzo in campo, nuovo debutto con la maglia biancazzurra e questo è il secondo giallo combinato da Nzita per un fallo da tergo commesso ai danni di Energe. L'arbitro naturalmente non può evitare il secondo giallo, il Pescara in 10 uomini, Rizzo va a fare il terzino sinistro, una sorta di 4-4-1 col solo Ferrari in avanti, naturalmente Galano e Rauti sugli esterni e poi il tentativo finale con questo calcio di punizione che non ha l'esito sperato dai tifosi e dalla squadra di Antonio Di Natale, tifosi naturalmente della Cararese. Finisce 2-1 per il Pescara, prima vittoria esterna al primo esame in trasferta.